Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, e l'assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, hanno visitato il centro vaccinale anti-Covid di Pontedera, in provincia di Pisa, aperto da venerdì e che ha una capacità di somministrazione di oltre 1200 dosi al giorno. Un altro tassello importante in questa campagna vaccinale che in Toscana è prossima al milione di dosi somministrate. Ma io devo dire che sono contento perché vedo che con l'apertura di questo hub anche Pontedera e la Valdera si pongono le condizioni di rispondere certo alle esigenze di oggi ma soprattutto alla prospettiva del domani, quando con il generale Figliolo ne abbiamo parlato, arriveranno i vaccini che ci consentiranno una vaccinazione di massa. A mancare fino adesso sono stati i vaccini, ma il sistema di vaccinazione in Toscana funziona, come dimostra la struttura di Pontedera. Sì, è un altro tassello importante perché insomma, noi stiamo potenziando la nostra capacità di vaccinazione in tutti i territori. La Regione Toscana ha già oggi una capacità di vaccinazione di 30.000 vaccini al giorno, purtroppo non utilizzata a pieno perché le forniture ancora non sono rilevanti. Noi negli ultimi 7 giorni abbiamo avuto una vaccinazione media quotidiana di 15.000 somministrazioni al giorno, metà di quello che potremmo fare ogni giorno, nel senso, quindi ci auguriamo che arrivino più vaccini perché abbiamo un potenziale operativo molto più alto di quello che stiamo utilizzando in queste settimane. Possiamo già fare più di 30.000 vaccini al giorno, significa 1 milione di vaccini al mese. La Toscana ha recuperato terreno anche per quanto riguarda le vaccinazioni degli over 80. La Regione Toscana è sopra media nazionale per vaccinazione degli over 80, porterà a compimento entro la prossima settimana la vaccinazione di tutti gli over 80, quindi tutti gli over 80 saranno vaccinati o comunque avranno avuto la possibilità di vaccinarsi. Quindi rispetteremo i tempi, insieme a poche regioni saremo in grado di chiudere la vaccinazione almeno per la prima dose per gli over 80 entro il 25 aprile.